Cristo è risorto, Lui che ha creato il mondo e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea e i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose, «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse, «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta, Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta, Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse mi vuoi bene e gli disse, Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte gli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse, seguimi. Parola del Signore. Lode a Teo Cristo.
Cari fratelli e sorelle, viviamo nel tempo pasquale, tempo di grande gioia perché il Signore è risorto ed è presente e vivo in mezzo a noi. La Chiesa vive di fede, vive di una fede in Gesù risorto. Questo non è soltanto la comunità di coloro che condividono l'insegnamento di Gesù dottrinale o etico o ammirano il suo esempio. La Chiesa invece crede che Dio ha risuscitato Gesù, facendo di Lui il Signore e il Capo. Ma noi come possiamo riconoscerlo? Come possiamo sentire la sua presenza, la forza del suo spirito nella nostra vita? Come possiamo testimoniare Gesù? A queste domande cerca di rispondere il Vangelo d'oggi con l'affermazione del discepolo che Gesù amava, cioè è il Signore. Da dove viene questa sua affermazione, esclamazione? Quale esperienza ci porta a poter esclamare il Signore? Il Vangelo mette sul palcoscenico 7 discepoli. Loro insieme vanno a pescare sul lago di Tiberiade, come lo fecero tante volte prima di incontrare il Signore. Fanno qualcosa che per loro era solito, comune. Lì c'era tutta la sua esperienza di vita, tante volte hanno sperimentato la gioia per aver pescato tanto, ma questa volta sono angosciati e le loro aspettative si trasformano nella delusione. Ma proprio lì loro riconoscono il Signore. I discepoli lavoravano tutta la notte. Impegno, lavoro, non ha portato nessun frutto. Quella notte non presero nulla. Nella pienezza di stanchezza e di delusione arriva la parola che invita loro a tentare di nuovo, risvegliare la fiducia, la fedeltà, l'apertura alle promesse del Signore. I discepoli potevano crollare davanti alla loro stanchezza e delusione, ma obbediscono, si fidano della parola di Gesù e gettano di nuovo le reti. Qui possiamo ricordare quell'evento di cui parla l'Evangelista Luca, nel quale Pietro risponde al Signore: getterò le reti a causa della tua parola. Anche qui il Signore richiede a Pietro di gettare le reti di nuovo dopo aver pescato tutta la notte e non aver preso nulla. Pietro abbandona i suoi calcoli, controlla i suoi sentimenti e mette tutto in gioco. Getta le reti per la parola del Signore e qui i discepoli si abbandonano alla parola del Signore e succede il miracolo. E nel miracolo sentono la presenza di Gesù risorto, che non abbandona i suoi discepoli ma li accompagna sempre sul loro cammino di fede e di vita. Le reti sono piene ma non sono squarciate. I cuori sono pieni di gioia di nuovo, di meraviglia. Succede un incontro
non aspettato. L'incontro avviene nel modo eucaristico, nello spezzare il pane e nel condividere il pane da parte di Gesù ai discepoli. Il Vangelo d'oggi, di nuovo, pronuncia questa dinamica di fede nella quale prevale l'iniziativa del Signore sulla debolezza umana e il suo impegno nel lavoro. Iniziativa parte sempre. Se l'uomo lascia lo spazio all'opera dello Spirito, se veramente comincia a credere, non si scoraggia e continua a credere al Signore e al suo Vangelo. Cari fratelli e sorelle, è bello pensare che questa dinamica ci riporti la verità sulla celebrazione domenicale dell'Eucaristia. Veniamo a questa messa stanchi e oppressi per la vita piena di fretta, per l'impegno di dover testimoniare, per trovare nella parola di Gesù e nel pane spezzato che Lui spezza per noi la nostra verità in tutta la sua forza e in tutto il suo splendore. È la dinamica della fede dei discepoli che vivono sempre di un dono e da loro viene chiesto di rimanere perseveranti nella fiducia, nonostante il fatto che i risultati della loro missione non sono sempre splendidi e perfetti. I discepoli sono segnati da questa promessa, da questa fiducia nelle promesse del Signore. Sono segnati da questa fiducia che sa guardare in faccia le difficoltà e rimanere fedeli nella loro testimonianza. Sono gioiosi di aver conosciuto il Signore tutte le volte quando Lui si mostra nella sua potenza. I discepoli sanno e sperimentano ogni giorno che bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Questa è l'esperienza della benedizione di Dio sulla nostra vita, che si rinnova sempre e rinnova tutti noi, donandoci di nuovo quella libertà, quella speranza e quel coraggio che da noi uomini poveri fa testimoni del Vangelo. Gesù risorto nel Vangelo d'oggi desidera dirci anche: spesso non mi riconoscete, non mi vedete nel fratello, nell'amico, nello straniero, nel povero, nel tossicodipendente, nell'ammalato. State attenti, io sono anche in loro e non solo nel tabernacolo. Se dite di amare me, amate loro. Un monaco antico viveva nel deserto e da solo. Nel deserto dove non c'era nemmeno un albero, nemmeno una casa. Un giorno si è inginocchiato per pregare con le mani rialzate al cielo e con le braccia alzate verso il cielo e le mani quasi raggiunte in preghiera. Un paio di uccelli, stanchi dal viaggio, hanno visto questo monaco credendo che fosse un albero. Hanno cominciato a fare i salti sulle sue mani, sulle sue braccia e sul suo capo e alla fine si sono fermati tra le sue due mani quasi raggiunte in preghiera. Era un posto ideale per creare il nido. E così gli uccelli fecero con fango e erba e molto presto hanno fatto un nido e fra poco sono arrivati anche i piccoli uccelli nel nido.
Il Signore, il monaco pregava il Signore di aver la forza di rimanere in questa posizione scomoda per essere utile agli uccelli, e pregava così: il destino di queste creature piccole è nelle mie mani, come il mio destino è nelle tue mani. Aiutami, Signore. Cari fratelli e sorelle, questo monaco nel deserto ha preso cura di questi uccelli. Il Signore l'ha esaudito nella sua preghiera. E noi, il Vangelo d'oggi esorta di non riconoscere Gesù soltanto nella sua parola e nello spezzare il pane, ma di riconoscerlo nelle persone che ci sono vicine, incontriamo quotidianamente e chiedono da noi l'aiuto, l'amicizia e l'accompagnamento. Preghiamo il Signore affinché illumini la nostra fede, nella quale sappiamo e possiamo riconoscere sempre Lui risorto, Lui che ha vinto la morte, il peccato e ogni male, Lui che ci libera e desidera un giorno averci con Lui nella gloria eterna. Amen.